bambino, quindi cioè già arrivare comunque in una finale ho detto non ho nulla da perdere, mi gioco il tutto per tutto, do il 1000%, mi sentivo meglio di condizione rispetto alla semifinale, sono partito come non mai, ho cercato di correre più veloce che potevo e è successo e ci metterò una settimana più o meno a capire quello che ho fatto, però grazie. Grazie a te, un'emozione grazie. Grandissima per noi, un'emozione, due medaglie d'oro italiane, azzurre, una dopo l'altra. Infatti diciamo che vedere Jimbo che ha saltato e poi quando hanno dato la lista che erano arrivati i primi tutti, mi sono gasato un sacco e ho detto perché pure io non posso fare una cosa del genere, è stato fatto, quindi sono la persona più felice al mondo in questo momento. Marcel, come sei arrivato a tutto questo? Una volta, ma neanche troppo tempo fa, quando c'era l'appuntamento importante ti veniva una sorta di blackout, pure se stavi bene. Sì, abbiamo creato uno staff intorno a me dall'anno scorso, si sono già visti i risultati sia fin dalle indoor fino a qui, io devo ringraziarli uno per uno perché sono veramente delle persone fantastiche, mi hanno accompagnato qua, ho fatto un grandissimo lavoro mentale con la mia mental coach che mi ha permesso di essere qui e saper gestire le mie pressioni, quindi si chiama Nicoletta Romanazzi, quindi io saluto tutti loro, la mia famiglia, i miei bambini, la mia compagna, mia madre, tutti quanti, vi ho sentito, siete stati il mio supporto e grazie. Una medaglia d'oro da dedicare a? Ci sono tante persone a cui la vorrei dedicare, in primis a mio nonno che non c'è più, che lui ha sempre creduto in me, alla mia famiglia, alla mia compagna, ai miei bambini, tutta la mia famiglia che mi sostiene sempre, quindi la dedico a loro. Realizzare un sogno del genere deve essere incredibile. Assolutamente sì, diciamo che, ripeto, ci metterò un po' a capire quello che realmente ho fatto. Quando ho tagliato il traguardo, visto che ero davanti, mi è venuto spontaneo di urlare, sono corso ad abbracciare Jimbo che sapevo che aveva appena vinto, quindi è stata veramente un'emozione fantastica, forse stanotte guardando il soffitto che non riuscirò a prendere sonno realizzerò veramente quello che è successo. Ma tu ci hai pensato che l'ultima a vincere un oro olimpico chi è stato? Nei 100 metri? Usain Bolt. Infatti, con lo stesso tempo tra l'altro. Dopo Usain Bolt, Marcel Jacobs, non sembra reale. Invece lo è, bisogna crederci. Io diciamo che comunque quando sono entrato in semifinale, che era il mio grande obiettivo, il mio sogno ovviamente, come il sogno di ogni atleta, è quello di vincere un'Olimpiade. Cioè non possiamo nascondercelo, nella nostra testa il sogno più grande è vincere un'Olimpiade. Quindi esserci riuscito è veramente coronare un sogno che inseguo da quando sono bambino. Tutte le batoste che ho preso negli anni passati, le sofferenze che ho avuto, le difficoltà da superare. Però adesso siamo qua, abbiamo vinto, abbiamo una medaglia d'oro al collo. Noi. Grazie mille. Vai dagli altri. Mi raccomando con l'inglese. Adesso infatti ma io provo a scappare, vediamo se magari non mi vede nessuno. Io ci provo, niente, mi hanno già fermato. Grazie Marcel, grazie delle emozioni.